Bentornati a Beats, lo spazio in cui parlare del grande ingranaggio che muove la music industry: talento, passione, intuizione, ma anche strategie di marketing, algoritmi e piattaforme. Mi accompagneranno in questo viaggio professionisti che da anni conoscono il mondo della musica e tutte le sue regole. E capiremo con loro quali sono tutti gli ingredienti necessari per trasformare una passione in una storia da raccontare. Io sono Max Brigante e tutto questo è Beats. È venuto a trovarci qui a Beats Pepsi Romanov. Grazie Peppe per essere qui. Grazie a te. Scrivono di te all'anagrafe, non lo sapevo, l'ho letto un minuto fa, Giuseppe Domingo Romano. Mi dicevi, il nome è figlio della mamma venezuelana. Esatto, poi mio padre ha fatto l'errore di non mettere la virgola, quindi Giuseppe Domingo tutto attaccato. Tutto attaccato, sì, bellissimo. All'anagrafe Giuseppe Domingo Romano. Nato a Torre Annunziata nel 77, fonde insieme a Maurizio Vassallo nel 2007 la casa di produzione Accept, che ha all'attivo 300 produzioni video. Sono contento che in piccolissima parte ho collaborato con te in qualcuna di queste 300, tra live show, format TV, music video e art film. Diventi uno dei registi più apprezzati dalla comunità musicale, collaborando con artisti come Vasco Rossi, Gue Pequeno, Club Dogo, Sfera Ebbasta, eccetera. La lista è lunghissima. Firmando clip anche per star internazionali come Pharrell Williams e Busta Rhymes. Hai curato la regia e la direzione creativa di molti programmi di Sky Arte. Il tuo lavoro ti ha portato al grande schermo, arrivando ai festival più prestigiosi del mondo del cinema, da Venezia a Roma. Nel 2015 con Sciablo hai fondato Avanguardia, progetto d'arte e musica sperimentale. Tra i numerosi film ai quali hai lavorato, di recente è uscita la docuserie su Vasco Rossi, Il Supervissuto, che credo abbiano visto tutti. La tua frase simbolo, il mio lavoro è raccontare una storia. Intanto la frase mi piace molto, di storie ne hai raccontate molte, e ho la sensazione ogni volta che parlo con te, che mi piace tanto, che hai voglia di raccontarne tante altre. Cioè, quello che sento è una fiamma molto accesa. Come la alimenti? Beh, sono sempre un po' alla ricerca di qualcosa che mi stimola, no? Perché ogni avventura che poi in un modo o nell'altro si conclude produttivamente parlando, in termini di scrittura o in termini di regia, poi dopo, sai, il giorno dopo ti viene quel magone e quella nostalgia che devi di nuovo giocare fondamentalmente, sì. No? Che poi il nostro gioco è un lavoro, ma è uguale. E mi invento cose per cercare sempre qualcosa che mi attiri, no? Ultimamente, per esempio, ho lavorato con un artista, diciamo, tra virgolette, chiamiamolo indipendente, ma non lo è indipendente perché è con una major, ma fu definito così all'epoca, che è Francesco Motta. Sì, e l'ho incontrato qualche giorno fa, tra l'altro. Con cui mi sto divertendo tantissimo, perché ho riapprezzato cose che non facevo da tantissimo, cioè il club da 700 persone, fare la direzione creativa di un disco, scattare una copertina, fare un servizio fotografico. Questa cosa mi dà... non lo so, intorno c'è un'energia che poi mi fa subito scattare a un livello successivo, quello dello storytelling, cioè di raccontare una storia, no? Vuoi per immagini, vuoi attraverso un racconto tipo quello di Vasco, che è un po' il racconto dei racconti, però io le cose le prendo un po' in giro, e poi non c'è una formula unica. Io da questo punto di vista forse mi potrei definire un po' di sangue misto, proprio perché rubo un po' di qua e di là da tutta una serie di mondi che molte volte si sfiorano con il mio, ma non sono il mio e basta. E forse questa può essere la ricetta di questo... Sì, un po' la chiave. Sì, cioè nel senso, mi interessano tante curiosità. Cose diverse. Certo. In Italia c'è questa prerogativa dove se tu fai più di una cosa fatta bene, molte volte sei soggetto a critica. Io penso che le cose bisogna farle, poi ovviamente la gente valuta se sono fatte bene oppure no, però se poi ti riescono, quello vuol dire che allora si può fare. Sì, sì, sì. Coincidenza, qualche giorno fa appunto ero con Francesco Motta, facevo i complimenti a Francesco della grafica del vinile, e lui mi ha detto che l'avevi fatta tu, ma non lo sapevo. Ci sono tante cose di cui parlare con te, e hai citato il racconto dei racconti, hai citato quindi Vasco.
Il tuo con Vasco è un sodalizio, da tanti anni siete insieme, Vasco parla di te come il suo regista, no? E ho letto tante cose, parto da uno spunto che mi dà una tua intervista dove dici Vasco ha sempre ragione. Ma perché dici questo? Perché non gli si può dare contro o perché veramente poi alla fine ha delle intuizioni che sono sempre... Guarda, ti rispondo con una citazione e una risposta mia. La citazione è della moglie di Vasco, Laura, che nella serie dice Vasco non va mai contraddetto ma va raggirato. E questo secondo me è un grandissimo suggerimento. Sì. La risposta invece è che ha ragione, perché poi alla fine di quello che è ovviamente un rapporto nostro, che è un rapporto professionale, di lavoro, no? Non siamo amici ma siamo, diciamo, collaboratori, no? Siamo partner. Alla fine lui nelle intuizioni artistiche d'arte, io le chiamo così, c'ha sempre ragione. Alla lunga tu torni da lui e dici, oh, ma lo sai che quella cosa che tu mi avevi detto era proprio come si è verificato. Un motivo ci dovrà pure essere se poi questo signore è diventato, diciamo, Vasco che Rossi. Lui ha una... c'è veramente una cartina al tornasole Vasco, nel senso che c'ha una sensibilità superiore alla norma, sì. E quindi lui quello che tocca o sfiora si rende conto quanto può incidere, no? Cioè non è il segreto di toccare le corde di un successo, tu puoi fare sempre la stessa cosa, sempre la stessa hit o lo stesso modo di pensare o sempre lo stesso film, no? No, secondo me lui cambia anche ingredienti, però riesce a toccare delle corde che ogni volta generano un qualcosa di unico. Ed è inspiegabile, perché poi te lo fa davanti con una tale semplicità che a volte ti disarmano, no? Sì. Quindi io cerco di rubare il più possibile da Vasco, lo ammetto. Cioè, diciamo che tutti noi che lavoriamo con gli artisti abbiamo una grande opportunità, che è quella di stare a contatto col talento. Certo. Poi sta a noi cercare di prendere il meglio da quel talento. Credo tu sia consapevole ovviamente del fatto che Vasco ti abbia affidato, credo, la parte alla quale lui tiene di più, che sono i suoi concerti. Il racconto, tu prima dicevi amo raccontare una storia, il racconto di quei concerti, penso a Modena Park ma anche a tanti altri. È interessante la tua visione rispetto a come si riprende un concerto. Ci sono dei cliché ai quali dai quali è meglio scappare subito, cioè come ti approcci alla ripresa di un live? E quando parliamo di Vasco parliamo del live. Guarda, io in questi anni ho imparato, avendo la fortuna di lavorare con tanti artisti diversi, no? Ho lavorato con poche donne, questa cosa qua ultimamente mi è capitato di lavorare con una grandissima professionista che è Elodie, dove ho imparato una cosa al contrario. Parto da questo punto qua perché è l'ultimo live in ordine di uscita che ho fatto. Che tu attraverso l'immagine e il ritratto che fai di un live di un artista devi riuscire a immedesimarti in quello che l'artista vuole, non in quello che il regista vuole. Una volta un producer mi disse: questo non è il tuo concerto Peppe, questo è il concerto dell'artista. Io la reputai un po' un'offesa sinceramente, ma non perché sono permaloso, perché lo sono, ma perché mi sembrava di mettere il mezzo registico davanti a quello che invece è l'esigenza artistica. Se io devo raccontare una storia, certo, devo immedesimarmi in quello che una persona vuole, no? Questo cambia da artista a artista, da modo di fare a modo di fare, e mi approccio sempre, diciamo, più o meno nello stesso modo, cioè cercando prima di entrare dentro, empatizzare. Molte volte ti chiamano, in 10 giorni devi fare un lavoro, quindi non è che ci possiamo frequentare. Però io cerco di stare in un punto dove posso guardare la cosa con un occhio molto esterno e capire quali sono, secondo me, i punti dove poi delle cose vanno valorizzate. È ovvio che in una partita di calcio ci sarà sempre una difesa, un centrocampo e un attacco. Però poi dipende tu, i giocatori in campo, come li metti. Faccio questo diciamo parallelismo perché il mondo del live, soprattutto quando viene ritratto, ha delle regole fisse che però all'interno delle quali tu puoi giocare una partita libera. Con Vasco ogni anno abbiamo non solo accresciuto il livello del valore del live portandolo a cinema, quindi ha una cosa
veramente importante, filmica, no? Filmica non solo nel media dove poi atterrava, ma anche proprio nella tecnica, quindi non un live broadcast, ma un live fatto con camere che nascono per un fine molto diverso da quello del live, anche per un dispendio proprio banalmente di tecnologia a disposizione. Sì, sì. Infatti do un dato un po' tecnico, però Modena Park noi l'abbiamo girato con 29 camere separate per 2 giorni, quindi vuol dire 58 linee di montaggio, che è una roba molto molto difficile, importante, insomma complessa, è una sfida che ho voluto fare perché lì era un po' un gioco a rialzo, dove però ovviamente se poi cadi ti fai male. E poi molto spesso mi diverto anche a mixare cose diverse, mi piace il pop quanto il rock, perché i linguaggi secondo me molte volte possono anche crescere tra di loro e creare delle nuove cose. Eh sì, no? Forse lì è il gioco anche, cercare questa cosa qua, poi di unire mondi per crearne. Guarda, oggi uno con un nuovo. Po' di esperienza posso dire che è veramente l'esperienza che fa cambiare l'approccio alle cose. Quando siamo piccoli questa cosa non la capiamo, perché abbiamo voglia di fare e l'anteponiamo a tutto il resto, ma oggi le cose io le vedo molto più grandangolari di prima. Certo, perché c'è una gestione dell'ego che ci permette di vedere tutto un po' meglio. Quando penso al videoclip, tu ne hai fatti tantissimi, penso, forse perché vengo da quegli anni lì, penso a MTV, e quindi penso a tutto il lavoro che facevamo sugli artisti, il primo singolo, il secondo singolo, il terzo singolo, addirittura pensavi agli album e pensavi già come raccontarli da un punto di vista visivo, abbiamo visto artisti che raccontavano storie collegate tra il primo singolo, il secondo, il terzo, abbiamo visto un po' di tutto. Oggi siamo in una realtà dove esistono ancora i videoclip ufficiali, ma esistono anche i racconti degli short video, certo. di YouTube nella versione short, di TikTok. Tu che idea ti sei fatto di quelle che sono oggi le nuove opportunità di racconto, di dove andrà a finire il videoclip ufficiale meno importante di prima? Cioè, tu che come navighi in mezzo a questo mare che cambia ogni giorno un po' il colore? Sicuramente è cambiato qualcosa, no? Perché comunque i social e la tecnologia digitale che ci circonda ha cambiato un po' le regole anche del business che si fa dietro a questo lavoro qua, che è un lavoro creativo che poi ovviamente fa parte di un grande ingranaggio, no? Quello della discografia e quello del mondo della musica in generale. Io sono molto nostalgico rispetto a quel tempo un po' nostro, dove il video comunque era proprio la ciliegina sulla torta del processo creativo di un disco, no? Quindi quando tu facevi il primo singolo, tra l'altro, che c'era anche una differenza di importanza e di budget. C'erano budget diversi. Esatto, cioè tu eri, diciamo, indossato di un grande onore, ma anche di un grande onere, no? Sì. Di responsabilità. Oggi le cose sono molto cambiate, perché il video ovviamente è diventato un tool. Poi mi viene da dire fast food, cioè viene metabolizzato, mangiato e digerito velocemente, no? Quindi c'è anche all'interno di questo meccanismo quello che sono le cover digitali di YouTube, per esempio, dove tu metti o una copertina statica o un visual che comunque ti fa lo stesso lavoro. Quali sono gli artisti che invece vanno un po' contro questo tipo di logica? Chi ovviamente se lo può permettere, che sta molto molto in alto, e chi se lo può permettere, che sta sotto una certa linea, che questo non gli sposta niente, no? Oppure chi ha un'identità molto, mi viene da dire, artistica. Sì, che ha una necessità di comunicare a 360. Ti faccio l'esempio di Motta, con cui abbiamo fatto i primi 2 video di questo disco, perché quando ci siamo messi a tavolino io gli ho raccontato quello che mi ero immaginato, quindi un mondo fatto di 2 metà. Uh-huh. Che però capovolte raccontano una storia al contrario, come un po' ognuno di noi, no? Ha delle no? Io sono Giuseppe Romano, ma poi sono Pepsi Romanov. Io sono partito da questo presupposto qua, e abbiamo fatto un progetto che era molto artistico, molto con finalità che erano vicine al mondo della videoarte, del cinema e della sperimentazione, sempre con la musica, sempre con un playback, per capirci, però comunque che c'era dell'artistico. Altre cose in questo momento servono un po' a creare una sorta di copertina
no? E a me interessano meno, insomma, scherzo molte volte quando vedo i giovani registi che vengono avanti, che il nostro tempo, no, di videoclippari, così sì, chiamati all'epoca, è un po' cambiato. Cioè, infatti io mi sono spostato portando la musica nel racconto e il racconto nella musica. Cioè, sarebbe stato per me riduttivo fare un rimanere in quel piccolo pezzo là. Questo pezzo mi piace ancora, mi emoziona ancora, mi elettrizza, però deve far parte di un discorso. Certo. Se no non riesco a concepirlo. Ma riesci a immaginare un futuro dove i videoclip saranno, che ne so, verticali e dureranno un minuto? Sicuramente sì. Però lì, purtroppo, ti devo dire la verità, non mi trovi d'accordo, perché è come dire che oggi noi ancora, cioè io ascolto ancora i vinili oggi, mi compro il disco a 30 euro. Cioè, allora che facciamo? Tutto quello che ci siamo inventati per 100 anni, che è il formato orizzontale o quadrato, ce lo dimentichiamo? Secondo me ci sono delle cose che resteranno, ma questo ci vuole un altro po' di tempo per apprezzarle. Certo. E poi ci sono delle cose che ovviamente evolveranno. Io la discografica, quando dice che i formati dei tool, per fare un esempio, vanno concepiti sempre tutti in verticale, per me è una cosa inconcepibile, perché i formati delle telecamere sono orizzontali. Cioè, tu fai un taglio, ma fai un'anamorfizzazione all'interno di un formato che viene male. È come di un pezzo stereo lo fai senti mono. Ma perché? Sì. È proprio così. Quella roba là è figlio ovviamente tutto di un'industria, di cui anche io ovviamente beneficio, perché io comunque con questa industria ci lavoro. Però molte volte gli anni ti fanno fare questo stacco. Cioè, io molte volte quando mi chiedono un parere dico: ragazzi, io non la penso così, poi se dobbiamo farlo lo facciamo. Qual è la cosa che ti piace di più fare in questo momento? Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda, diciamo, espresso su più campi, no? In questo momento io, diciamo, quello che è successo con Vasco è una roba unica, perché al di là del, diciamo, di con chi l'ho fatto, perché di artisti in Italia ce ne sono tanti, di storie diverse, ok, più piccole, più grandi, ma una storia è una storia, indipendentemente dalla grandezza, diciamo, artistica, no? Tu puoi raccontare anche una storia unfamous, ma è clamorosa. Assolutamente, no? Certo. E lì c'è un processo di lavorazione che è, diciamo, per noi, per me è stato grandioso, perché è una cosa che è un'opportunità unica fare una biografia video di un artista. Quanto hai girato? Abbiamo girato quasi per 3 anni. Tantissimo. Quasi per 3 anni, e il progetto in totale ci abbiamo messo più o meno 4 anni, quindi un anno di, diciamo, embrionale, un annetto di scrittura mentre iniziamo a girare, poi un altro anno di girato e un anno di montaggio. Cioè, e in mezzo calcola che io ho fatto sempre con lui 2 tour, di cui uno di questi 2 abbiamo fatto il film del Circo Massimo. Certo. Quindi Vasco, sì, un intenso momento di, esatto, lavoro. Certo. Ieri sera, cioè io stanotte sono stato a Torino, a Hiroshima, a Mon Amour, con Motta a fare le foto sul palco. Cioè, in un club da 700 persone, sì, con una macchina fotografica. Ecco, in questo momento, vabbè, questa ti cosa... Ti piace stare agli estremi dei due poli. In questo momento questa cosa qua mi piace molto, perché mi fa innanzitutto stare coi piedi per terra e mi fa continuare a vedere cose che vedo sempre meglio, no? Hai presente quel filmato dove tu vedi prima tutto che si muove come la realtà, 25 fotogrammi al secondo, e poi cominci a vedere le strisce, sì, alla lucignolo, no? Io adesso comincio a vedere le strisce, cioè vedo le cose un po' come si muovono, e quindi forse mi aspetto che fra poco uscirà qualcosa. Dove vorrei andare è portare quello che è il racconto biopico, diciamo in termini docu, nella finzione. Cioè, io vorrei mettere tutto quello che ho imparato nei live, in quello che mi ha insegnato anche Vasco facendosi riprendere, perché mi ha insegnato una roba, mi ha insegnato a essere un 11° calciatore, cioè un musicista con loro, perché chi ti fa stare sul palco veramente senza neanche guardarti mai vuol dire che ti considera, certo, un musicista, sì, perché comunque la telecamera è un occhio indiscreto, c'è poco da fare, puoi essere pure bravissimo, ma quella roba là potrebbe creare un freno, no? Per certi versi.
Vorrei portarlo nella finzione, sto scrivendo un film con gli stessi autori della serie e sto scrivendo un'altra serie di musica, siamo in stato embrionale, però ci stiamo lavorando, insomma. Senti, quando prima ti ho letto la tua mini bio, no? Però ho fatto comunque una carrellata delle cose che hai fatto. Che sensazione ti dà? Riesci a provare fierezza? Sei soddisfatto? Ti dici che sei stato bravo? Non ti dici niente e scappi via da tutto quello che hai fatto perché guardi solo quello che non hai ancora fatto? Come ti rapporti? Questa è la classica domanda oppure concetto che viene fuori durante una seduta di analisi, sì, dove molte volte si è proprio di fronte, sì, all'altro. Io ti devo dire la verità, molte volte le persone mi hanno detto in altre interviste: Peppe, tu forse pecchi un po' di umiltà, no? Molte volte non ci faccio caso, lo sai, al fatto che, ma non perché non mi sembra la mia questa vita qua, nel senso che io sono partito sempre dicendo voglio fare e quindi non mi sono mai preoccupato un po' di quello che, anche in maniera forse diciamo incosciente, no? Di quello che succedeva a fianco, avanti o indietro, cioè io andavo, prendevo e partivo, proprio perché probabilmente sono cresciuto anche in un contesto familiare e di città dove se non ti rimbocchi le maniche non vai da nessuna parte, cioè, no, al di là poi della famiglia che tu puoi avere, sì, che ti permette di fare delle cose. Quindi, cioè, quando mi fermo e dico, ma ho fatto tutte queste robe, cazzo, cioè, sono quasi vecchio, capito? Come dire, ci sono altre tappe evolutive da fare, ho fatto veramente un sacco di cose e oggi, cioè in questo tempo qua, qualcuno quando mi incontra mi dice, ah, ma tu sei quello là che ha fatto tutta sta roba qua, cazzo, e questa cosa qua un po' mi commuove perché non, cioè io rimango quello che sono, nel senso molto semplice, voglio stare così, non è che, anzi molte volte la gente mi chiama Pepsi, un po' a volte quasi mi infastidisce, su Peppe alla fine, poi il nome d'arte me lo sono inventato perché, cioè, volevo creare anche due storie diverse, una privata e una condivisibile, fondamentalmente. Sempre quando prima ho letto la tua bio, a un certo punto ho fatto una carrellata di nomi di artisti, no? E ce ne sarebbero molti altri. Sono sempre affascinato dall'empatia, cioè da quella cosa immateriale che uno crea con l'artista, che poi permette di intanto fare il lavoro e poi di rifarlo e poi di rifarlo e poi di diventare uno che lavora in questo mondo, che lavora nel music business, perché quella componente lì in qualche modo o ce l'hai o non ce l'hai, ma è molto divisiva, è quella che ti permette un po' di farcela o di non farcela. Tu come ti poni ogni volta che c'è un nuovo video da fare? Quindi è una nuova idea di un artista che a un certo punto verrà a raccontartela. Cioè magari all'inizio c'è un manager che te la racconta o un discografico, ma tanto prima o poi arriva l'artista che ti vuol parlare e vuole anche ascoltare quello che tu hai da dire. Non lì come ti poni? Siamo arrivati un po' al momento in cui succede questo, no? Cioè molte volte mi trovo proprio nella condizione in cui io ho un posto nel mio, a un certo punto arriva la telefonata, guarda, l'artista ti vuole parlare, no? Perché vuole sapere io come la penso. Quella roba là è un po' un'arma a doppio taglio, no? Ti faccio sempre un esempio di vita vissuta, che il mio primo videoclip con Vasco, dove io scrivo un trattamento, lo invio al manager storico Floriano. Il manager non mi risponde via mail, ma mi fa una chiamata in viva voce. Io ovviamente non mi ero accorto di essere in viva voce. A un certo punto del racconto mio della storia, dove mi ero permesso di dire io voglio vedere un Vasco con le rughe, un Vasco in bianco e nero come è oggi, anche un po' diciamo con l'età che ha, a un certo punto sbuca Vasco nella telefonata. Carissimo Peppe, io ho detto, ma porca miseria, qua ho fatto una gaffa pazzesca, di quello che pensi, perché sennò tu fai un danno a te stesso come artista, sì, e all'artista che hai di fronte, certo, anche rischiando che l'artista ti possa dire, sì, di no. Quindi l'approccio è sempre quello, sicuramente con la facoltà dello stupore, cioè io devo stupire l'artista, ma anche l'artista deve stupire me, perché se l'artista non mi stupisce, questo gioco tra di noi poi non viene fuori. Io sono convinto che questo poi nelle immagini spesso si vede. Mi è capitato di perdere delle opportunità, sinceramente. Direi come a tutti in campo artistico. Cioè questo secondo me è un concetto quasi da normalizzare.
nel momento in cui lavori con le idee e con l'espressione, è proprio normale che a volte le idee o le espressioni non matchino. E ti faccio continuare. Però questa società, questa cosa qua, soprattutto nei giovani talenti, te la toglie. Ti crea un'inibizione nel fatto che tu non puoi mai sbagliare. Per quello parlavo di normalizzare. Invece, normalizzare questa cosa qua. Le opportunità perse ci sono state, dove ho detto: porca miseria, questa è un'occasione mancata. Cioè, avremmo potuto fare insieme una bella cosa. Però Max, sono arrivato al punto in cui, se poi le cose non succedono, vuol dire, sarà un motivo. Vuol dire che non era quella la storia giusta. Sì. E, sempre tanta, sinceramente, umiltà rispetto nel chi incontri, studiare sempre il territorio di gioco, che sembra una cazzata, però il territorio di gioco tu lo devi studiare per capire chi è di fronte, proprio per far sentire l'artista a suo agio, no? Sì, sì. E poi io non ti posso dire da fuori la gente come mi vede, però io sono così come parliamo con te, cioè nel senso, penso di essere una persona molto tranquilla, quindi la cosa importante è mettere comunque tutti in una situazione di comfort, e quella roba là alla fine paga, perché se tu ti fai prendere dall'ansia da prestazione, non so, poi la prestazione la devi fare, sì, e la sì, devi far bene. La tua partita la devi giocare al top. Però se tu già ci vai carico di questa tensione, secondo me questa cosa si avverte. Siamo partiti da una tua frase simbolo. Il mio lavoro è raccontare una storia. Chiudiamo con questa domanda, ovvero io ti chiedo se hai già nella tua testa la prossima storia da raccontare. Magari la racconti fra 10 anni, però è solo nella tua testa, c'è una prossima storia da raccontare? Ci sto lavorando, mi ritrovo come Lippi ad aver vinto la Coppa del Mondo, faccio un paragone calcistico, il giorno dopo che tu non riallenerai di nuovo quella squadra là. Quindi io ho fatto, diciamo, una serie importantissima, e mondo, il giorno dopo che mi sono svegliato, che ero uscito il 28 di settembre, ho detto: ma adesso che vuoi fare, Peppe? E mi sono buttato in un'altra cosa. Penso che questa sia una grande storia, una storia di musica italiana, quindi una storia, diciamo, che coinvolge tutti, anche di età diverse, no? Perché secondo me oggi come oggi il genere, anche docu, sta prendendo una consapevolezza di genere, di importanza, che le storie non si possono soltanto scrivere, no? Ma le storie si possono, diciamo, raccontare per quello che già le cose come sono, no? Quindi reali, che prima non c'era, no? Il documentario oggi vive in un momento molto bello, e secondo me attraverso il documentario si possono dire tante cose che molte volte nella finzione, anche per motivi economici di scrittura, è difficile fare. Sì, sì. Vero. Quindi questa storia qua spero di metterla in scena nei prossimi 2 anni. Mi tengo stretto. Lo speriamo anche noi. Senti, hai visto già il docu di Robbie Williams? No, me lo sto tenendo da parte. Ho finito Beckham, Sylvester Stallone e Schwarzenegger. Mi manca però quello. Robbie lo voglio vedere. Robbie è tanta roba. Tanta roba. Ciao Peppe. Grazie a te. Ciao. Grazie per essere stati con noi. Di puntata in puntata cercheremo di capire e scoprire cosa si cela dietro il music business. E quindi noi ci rivediamo qui su Radio 105 TV.